Ciao a tutti, scusate la penombra, in questo video vi facciamo vedere un attimo come funziona la speratura e nel frattempo parliamo anche di perché è importante farla. Allora, eccoci qua, quello che vedete è uno speratore, vi permette di illuminare le uova e niente, per fare la speratura, come vedete, basta appoggiare lo speratore in alto dove c'è la camera d'aria, ok? In pratica, in questa maniera, adesso tiro fuori questo uovo, si può vedere in questo caso che l'uovo non è chiaro, ma è collassato nei primi giorni di incubazione. Se vedete, ci sono, se si riesce a vedere, dei piccoli filamenti rossi che praticamente testimoniano la partenza dell'embrione e poi il successivo collasso. E anche in questo uovo qui, per esempio, tanto se notate anche è un po' più arancione, perché di solito comunque c'è la presenza di vasi sanguigni che poi adesso andranno praticamente andranno a decomporsi, tra virgolette, e poi dopo troverete quell'uovo il classico uovo marzo. L'uovo marzo di solito è o perché è partito e poi è collassato, perché l'uovo è estremamente vecchio. Ma estremamente vecchio, ecco, forse in questo uovo qui si vede ancora meglio l'embrione. Il classico che viene definito anello di sangue, lo vedete quella riga rossa lungo l'uovo? Ecco, quello è il famoso, ecco, guardate, questo è un uovo di Magpie, è un uovo di Anatra Gaza, cioccolato o nero, non mi ricordo, e vedete l'anello di sangue. Un uovo chiaro invece praticamente è così. La tonalità è molto più chiara, molto più gialla, ok, vedete? E non c'è presenza di alcun tipo di vaso sanguigno. Questo per me è un uovo di Anatra Nana, sì, di Anana Pied, che ha il guscio ancora più chiaro, vi permette di vedere benissimo la tonalità chiara, la luce proprio che passa perfettamente senza incontrare alcun ostacolo solido, che non è altro che questo. Mi raccomando, quando si fa la speratura, appoggiate sempre lo speratore o comunque il flash del cellulare dove c'è la camera d'aria, vedete anche questo. E mentre invece un uovo in incubazione di circa una decina di giorni appare in questa maniera. Ve lo tiro fuori, questo è sempre un uovo di Anatra Magpie, sì, 69 è il loro recinto. Vedete com'è già rosso e perdonate un po' la qualità dell'immagine, ma si iniziano a vedere proprio si vede perfettamente il ragno rosso, che tra l'altro sta venendo molto avanti perché ormai abbiamo passato alla fase di ragno rosso, e perché iniziano a essere completi tutti quanti i vasi sanguigni, quindi si inizia a sviluppare poi proprio il pulcino in sé, non la troppo in questo caso, prendendo un uovo di Anatra Nana che forse si vede un po' meglio, poggio sempre qui, è di qua, vedete? Da notare il fatto che l'ho girato proprio perché, essendo ancora agli inizi, se noi ruotiamo di 180 gradi, dall'altra parte praticamente non si vede una cippa o quasi niente. Qua lo stesso uovo, vedete che su quest'angolo è ancora praticamente quasi chiaro, però noi lo ruotiamo e si vede, no, forse è complicato, e si vede appunto tutti quanti i vasi sanguigni di colore rosso. Perché è importante la speratura? Semplicemente non è solo un discorso di eliminazione di uova non fertili, perché si fa più spazio nell'incubatrice. È molto importante perché in questa maniera si eliminano delle uova che potenzialmente daranno vita a problemi a carattere sanitario, ovvero sono problemi di marcescenza, problemi di uova che esplodono, perché l'uovo che comunque è partito ma poi collassa tende a marcire, quindi c'è caso anche che esploda, e tra l'altro questi fenomeni sviluppano batteri e funghi che possono anche andare a inchiodare e a far poi morire anche gli altri embrioni, quelli sani. Di conseguenza si fa proprio un brutto lavoro la speratura, quindi è importantissimo farla. E proprio perché dal punto di vista sanitario è veramente veramente importante. L'altra cosa, vi permette di sapere anche le uova
lo stato in cui praticamente collassa l'embrione vi può permettere anche di capire il perché è collassato. E di solito l'anello di sangue è un problema di trasporto, comunque un uovo maltrattato. Poi potrete vedere anche la camera d'arca, in questi casi ovviamente era completamente intera. La camera d'aria che praticamente anziché essere un'unica bolla ben bloccata nella cima dell'uovo, dove c'è l'angolo ottuso tra virgolette, è frammentata in tante bolle. Quando è quello lì sicuramente l'uovo è stato veramente tanto maltrattato ed è molto difficile che dal di lì venga a schiudersi qualcosa. Mi è successo con delle uova che venivano dall'estero. E si sono, in alcuni casi sono anche schiuse, a dire la verità, però è veramente raro. Detto questo, mi raccomando, fatemi, mi raccomando, sempre l'aspiratura. Nel dubbio, se non vi sentite sicuri, aspettate qualche giorno in più in modo che comunque ci sia un maggiore sviluppo del ragnetto rosso che diventerà sempre più grosso, eccetera, eccetera. Ed sarà molto più facile appunto da vedere. Ok? Per qualunque cosa scriveteci pure per mail. Ciao a tutti!